sodalizio rosso-nero, stanno cercando di unire le forze della imprenditoria locale per proporre a Pasquale Padalino e Giuseppe Di Bari, che hanno fatto bene quest'anno alla guida del Foggia, proporre dunque un progetto ambizioso. C'è anche la possibilità di un eventuale ripescaggio, perché sono in Serie C, perché sono tante le squadre che fanno fatica, ecco, a raccogliere fondi dunque ed iscriversi al prossimo campionato. C'è anche questa possibilità che stanno verificando gli attuali dirigenti, ma c'è la necessità di unire le forze. Forse è arrivato il momento giusto per riprenderci la Serie C. Non è un miracolo né un'impresa impossibile. Il ritorno in Serie C è molto vicino alla realtà. Basta volerlo, o meglio, basta la volontà di una decina di persone che vogliono bene al Foggia e a Foggia. Con un milioncino di euro, Macalli sgranerebbe gli occhi e spianerebbe subito la strada del ripescaggio. Quest'anno non sarà facile comporre i gironi, visto che una quindicina di società hanno già annunciato che chiuderanno bottega. Il Foggia invece, la bottega del pallone, l'ha riaperta da appena un anno e in un anno ha gettato le basi solide su cui poggiare la rinascita rossonera. Qui c'è sempre voglia di calcio. È bastato lo straordinario finale di campionato e due partite di playoff a scatenare il grande entusiasmo. Il giorno di Matera Foggia 85.000 persone erano incollate davanti alla nostra TV che ha trasmesso la diretta e altre 5.504 davanti al sito web di Canale 7 che ha permesso la visione della partita oltre i confini regionali. Se una gara del Foggia scatena un interesse del genere, Foggia non può essere orfana del calcio importante. I tempi per il ritorno in Serie C sono maturi. Sono tre le considerazioni che spingono il concetto. Prima, gli attuali dirigenti hanno fatto un buon lavoro. La società è senza fardelli e l'organico, in forza, non dispiace. Seconda considerazione, l'ombra pesante ed ingombrante del passato si è dileguata. Il Foggia non fa più paura. Terza, la somma dell'investimento non è dissanguante e con il metodo della ripartizione del rischio è paragonabile ad una vacanza alle Maldive. Foggia, nonostante i tempi difficili, non ha bisogno di inginocchiarsi e prostituirsi al facoltoso di turno che poi si rivela avventuriere ed avvoltoio. La Foggia che può deve far vincere soltanto l'orgoglio sull'avarizia e deve farlo per un atto d'amore. Se non riusciamo a mettere sul manto verde dello Zaccheria un milioncino di euro, è meglio chiuderla la bottega del pallone. Saremo noi stessi a segnare la sconfitta del calcio nella città storicamente entusiasmata dal calcio. In 15 giorni si decide il futuro del calcio a Foggia. Tra poco altre notizie.